Questo allenamento è dedicato alle vostre interne cosce, gentilmente sponsored by Foodspring Extra Chocolate, le barrette proteiche super super godericce. Ciao ragazzi, siamo qui per allenare il nostro interno cosce, sì, le vele, e siete pronti per fare il primo allenamento? Allora, prendiamo uno straccetto e prendiamo anche un sostegno che potrebbe essere una sedia o il tavolo. La cosa importante è di avere una salda presa, perché andremo a scivolare in diagonale e poi riportare indietro la gamba, ok? Stringendo l'interno cosce, ok? Le punte sono leggermente divaricate e scendiamo giù e tiriamo su. Scendo giù e tiri su. Ok, ancora 10, interno cosce, e 9 e stringo. 8, tiro. 7. Ah! Oh, lo senti? 6, schiaccia. 5. 4. 3. 2. E cambiamo lato. Posizionate il piede in diagonale proprio sopra il vostro straccio e scendi giù. Spingo contro la terra e porto indietro, ok? Pensa di una ballerina classica, ok? Spingo e tiro, ok? 10, tiro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ah, come si sente? Esercizio 2. Allora, andiamo a pensare proprio alla sbarra da ballerina, ok? Esercizio 2 del nostro circuito. La facciamo un plié in prima posizione, le punte sono divaricate, le ginocchia seguono il dito medio del piede, ok? E porti il bacino leggermente in avanti, ok? E scendo e salgo, scendo, salgo, e siamo a 2. Giù, salgo, su, scendo e schiaccio l'interno coscio quando salgo in su, ok? Giù, quasi per non permettere neanche le gambe a dirizzarsi quando vengo su, ok? Giù, salgo, su, datemi ancora 7, su, ancora 6, su, grandi sorrisi, ancora 5, e su, ancora 4, e su, ancora 3, e su, mancano 2, e l'ultimo, su. Il prossimo esercizio lo possiamo fare sia a corpo libero che in modo assistito con una sedia. Divarichiamo le gambe, ok? E facciamo un grand plié in seconda posizione, ok? Perché lo dico? Magari se siete stanchi e potete recuperare tra una posizione o l'altra, o tra una ripetizione e l'altra. Gli amici avanzati lo sfiori, ma non ti fermi più, ok? Lo facciamo per 35 secondi questo movimento. Allora, provate di lavorare con le ginocchia divaricate che seguono il dito medio del piede. Sto comunque anche poggiando sul talone, ok? Ci mancano ancora 18 secondi. Continuate a spingere verso basso, ok? Così facciamo questo bel circuito dedicato interamente all'interno coscia. Ok, grazie a Foodspring e le barrette extra chocolate, cioè sia cioccolato bianco che cioccolato scuro, insomma goduria pura ma senza peccati. Oh, e relax, passiamo al prossimo esercizio insieme. Un altro esercizio eccellente per la nostra interna coscia sono i battipiedi, ok? Tengo le gambe tese e batto i piedi, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Recupero, 4, 3, 2, di nuovo su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax, 4, 3, 2, ricomincio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Passiamo al prossimo esercizio insieme. Prendete uno spessore qualsiasi, che potrebbe essere una palla di calcio, un, non lo so, una
palle di Pilates, un cuscino, qualcosa che ti permette di avere uno spessore tra i piedi. Mettetelo largo e cominciate a spingere con tutta la vostra forza. Lo so che magari in video è difficile vedere, ma io per trattenere questo blocco sto spingendo e spingo e spingo e spingo e spingo. Vedi, 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 e lo sentirai che si attiva tutta la parte interna delle cosce. Ok, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, braccia indietro la testa, scendi poco, sali poco, scendi ma trattieni quel blocco, dai, trattieni, ancora, 2, rimanete su, spingete, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattieni, braccio indietro la testa, addominali, interne cosce, addominali, interne cosce, addominali, interne cosce, e passiamo al prossimo esercizio insieme. Le sforbiciate. Allora, prenditi proprio la gamba superiore come ancora e la gamba sotto è quella che va a lavorare, ok? Sollevo e scendo. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and one. Cambiamo lato. Pronti? Sollevate le gambe, trattenete la gamba di sostegno, l'ancora, e facciamo 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and one. Perfetti! Avete visto? Questo è un circuito interamente dedicato al vostro interno cosce grazie a FoodSpring. Allora, quello che dovete fare è seguire questi esercizi di seguito per 3 volte senza sosta. Vai e vai e vai, dopo 3 volte vi garantisco domani avrai sentito il lavoro proprio sull'interno cosce. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo mini circuito dedicato all'interna coscia grazie a FoodSpring che hanno sponsorizzato questo allenamento. E dopo l'allenamento abbiamo la finestra anabolica, cioè dopo che abbiamo fatto un duro lavoro in palestra, la cosa migliore è di reintegrare i sali minerali, i zuccheri e le proteine. E perché no? Un pizzico di grassi. E lo posso fare alla grande con il nostro barrette extra chocolate di FoodSpring, bianco e scuro. Tra me e te, sono totalmente ghiotta della bianca perché mi piace il cioccolato bianco. Lo so, non è cioccolato, ditemi tutto quello che volete, ma quanto è buono, gustoso, muoso, dolce, però con proteine sane, con, diciamo, povero in zuccheri, ricco in proteine, ricco in fibre, mi aiuta a ricaricarmi dopo un bel allenamento senza scusate, senza rinunciare alla gioia della vita, cioè mangiare. Ecco perché mi piace FoodSpring, perché mi permette di godere la tavola senza senso di colpa, integrando quello che serve nel mio corpo con proteine che sono grass-fed, proteine che sono comunque coltivate in modo ecosostenibile, ma ci permette di avere di più del nostro allenamento grazie a queste gustose ricette di cioccolato fondente, cioccolato bianco, ma con consistenze che sembra quelli che sono molto peccaminosi, che sembrano molto peccaminosi. Poi ricordate che se andate su foodspring.it potete usufruire del mio sconto GILYT per avere 15% di sconto durante la fascia di codici sconto dopo il checkout, non lo dimenticare, perché così non solo che avrai tanto gusto, ma ci avrete anche uno sconto. Grazie ancora a tutti quanti e vi aspettiamo sempre insieme con FoodSpring.